Allora ragazze, vi faccio una piccola panoramica del copriletto che ho acquistato, questo qui su Shein, che abbiamo messo insieme a lavare nello scorso vlog. È un copriletto con questo effetto marmo, con base bianca e questo effetto insomma di spaccato sul nero. Come fantasia mi piace tantissimo, io l'ho preso nella misura 260x230, che sul sito appunto è la misura più grande, quella che supera appunto i 2 metri per lato. L'ho pagato 29,80 euro più o meno, insomma al di sotto dei 30 euro. Devo dirvi la verità ragazzi, all'interno sono andata a mettere un piumino che avevo leggero, un copriletto ecco leggero, e ci è andato benissimo, della stessa misura, neanche a farlo apposta. E il copripiumino sinceramente me lo aspettavo un pochino più grande, invece riesce giusto giusto a ricoprire tutta la base del materasso. Sono riuscita a metterlo anche un pochino qui sotto, insomma alla base di letto, per fermarlo. Però ragazze, voglio dirvi la verità, per quanto riguarda le federe sono andata a mettere le federe che ho acquistato prima di prendere il copripiumino, con la stessa fantasia 50x70, e sono giuste per i miei cuscini, mentre quelle che mi sono arrivate appunto col copripiumino erano nella misura 50x90, ragazze, e sono veramente enormi, giganti, quindi per ora le ho messe da parte perché comunque per i cuscini che ho non vanno bene. Nel complesso il piumino mi piace davvero tanto, anche in camera da letto credo che come fantasia ci va davvero carina. L'unica cosa ragazze, non sono rimasta insomma del tutto soddisfatta, vi dico la verità, non per la qualità del piumino o per il modello, perché comunque mi piace tantissimo, solo me l'aspettavo veramente più lungo, ecco, non riesco a coprire nemmeno i cuscini, quindi vado a coprire semplicemente solo la base del letto. È molto carino, è veloce da rifare, insomma è comodo proprio per questo il copripiumino, però non lo so, non mi ha dato quell'effetto wow bellissimo che invece mi diede insomma quando ho acquistato il piumino, quello lì della Calefi 200 grammi. Non lo so, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, se vi piace all'interno della camera da letto. Nel complesso a me piace, sono sincera, il copripiumino è molto carino, però non lo so, sono rimasta un po' delusa dalla lunghezza, ecco, perché pensavo che almeno riuscisse a coprire i cuscini, dato che tenere i cuscini fuori insomma non è che mi faccia impazzire. Però nel complesso insomma fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo video. Ebbene, mi vedete in macchina perché stamattina devo andare a fare un pochino di spesa. Devo arrivare al Famila e alla Lidl perché devo prendere giusto qualcosina a livello di verdura, un po' di pasta ripiena, giusto qualcosa da tenere in frigo. E niente ragazze, oggi fa freddissimo, anche oggi il tempo è bruttissimo. Ragazze, veramente questa primavera almeno qui da me non vuole proprio iniziare. E nulla, Francesco è a casa con mamma, io ne approfitto che non lavoro e quindi vado a farmi questi giretti, vado a fare un po' di spesa. E nulla ragazzi, vi ho fatto vedere appunto l'acquisto che ho fatto su Shein. Non lo so, non sono convinta del tutto. Secondo voi com'è il copripiumino? Cioè io me lo aspettavo, vi dico la verità, almeno un pochino più lungo, in modo da coprire anche i cuscini. So che normalmente insomma il copripiumino è fatto in questo modo proprio per lasciare i cuscini fuori per estetica, però ragazze sinceramente 260x230 è davvero piccolo. Anzi, io sono stata fortunata a prenderlo in questa misura, perché avevo anche pensato in un primo momento di prendere 200x210, una cosa del genere, anche perché la federa era più piccola. Un'altra cosa proprio assurda, le federe sono enormi ragazze, secondo me sono delle federe fatte proprio per cuscini, quelli grandi decorativi, non il cuscino classico per dormirci, insomma il cuscino lombare, non lo so. Diciamo, sono contenta. Nel complesso a me il copripiumino piace, la fantasia mi piace e mi piace anche come sta insomma nella camera da letto, però non lo so, sono rimasta insomma un po' così, non mi ha dato quell'effetto wow come è stato insomma per il copripiumino che comprai su Privalia della Calefi, che è quello veramente appena messo proprio rimasi senza parole. Però posso dirvi che per quanto riguarda il lavaggio e l'asciugatura, io l'ho lavato a 40 gradi in lavatrice con il classico insomma detersivo per i panni, e poi l'ho asciugato in asciugatrice per 2 ore, perché ho lavato il copripiumino, le federe del copripiumino nuovo e le federe che già avevo a parte comprate, che sono quelle che avete visto sul letto. Non lo so ragazze, lasciatemi nei commenti magari la vostra opinione, cosa ne pensate, se vi piace come sta sul letto. Può darsi pure che io magari mi sto flashando da sola, che magari ci sta bene, però sono io sempre la solita pignola che non è mai convinta nelle cose che compra. E niente ragazze, sono già le 10, quindi ci sbrighiamo, andiamo a fare un po' di spesa, poi comunque tornate a casa, vi farò lo svuota la spesa, probabilmente in compagnia di Francesco, e ci aggiorniamo dopo.
Ragazze, rieccomi, aggiornamento a mezzogiorno. Allora, sono di fronte alla Lidl, sta diluviando. Ora sono uscita, ho fatto un bel po' di spesuccio e poi dopo vi faccio vedere gli scontrini. Ho sia la Lidl, poi sono stata al Famila e ora torno a casa, ragazze, perché il tempo è bruttissimo. Fa freddo, piove e quasi, non vorrei esagerare, però è quasi acqua e neve. Quindi la gente passa e mi guarda, che imbarazzo. Ancora non sono abituata e penso che non mi abituerò mai, ragazzi, perché mi imbarazzo comunque. E niente, ragazzi, allora ho fatto questo pochino di spesa. Chicco sta facendo la pappa con la nonna, mi ha mandato la foto e nulla, andiamo a casa così vi faccio veloce veloce lo svuoto alla spesa e poi ci aggiorniamo più tardi. Allora, ragazzi, alla Lidl ho comprato questi due scatolini di tè Twinings. Questo qui è nella fragranza tè chiaro, insomma è un tè classico, però è leggero, è buonissimo, ragazzi. All'interno ci sono 10 filtrini e l'ho pagati 99 centesimi l'uno, ve li consiglio perché è davvero ottimo. Poi ho voluto provare questo dessert proteico, che ne sento parlare sempre benissimo qui, insomma, su YouTube da altre ragazze, ed è al gusto cioccolato e ad alto contenuto di proteine. L'ho pagato 1,19 euro, insomma, vedremo com'è, non lo so. Era l'unico che mi piaceva, oltre al cioccolato c'era anche i frutti rossi, all'arancia, però insomma ho voluto provare questo, che con il cioccolato di solito tutto è sempre una garanzia. Poi una confezione di un barattolino di acciughe, queste qui sott'olio, che la voglio utilizzare per fare le orecchiette con i broccoli. Infatti ho comprato un broccoletto fresco, questo qui l'ho pagato 1,19 euro. Questo poi lo vado a pulire e lo vado a lavare, insomma, da tenerlo già pronto. Poi, come affrettato, ho preso soltanto una vaschetta di Speck Light. Questo qui era in offerta a 1,79 euro, col 30% appunto di grassi in meno, e l'ho voluto prendere, ragazze, perché l'ho visto bello sgrassato, quindi ho detto perché no, è da tenere sempre in frigo. Poi ho preso, ragazze, super offertona, c'erano le cotolette di pollo e tacchino, sono 4 cotolette da 440 grammi in offerta da 1,95 euro a 95 centesimi. Non le ho mai prese, però ne ho prese 4 vaschette, così ne provo 2, le do a mamma e 2, insomma, le consumiamo noi. Fatemi sapere nei commenti se voi già le avete provate, perché io mi sono incuriosita, a parte per il prezzo, però non le ho mai acquistate queste cotolette, quindi voglio provarle, fatemi sapere nei commenti. Poi ho preso una confezione di orecchiette, queste qui secche, del marchio Italiamo, sono appunto 500 grammi di orecchiette e queste le andremo a fare col broccoletto. Infine, ragazzi, ho preso un altro pacco di pasta, i ditali rigati del marchio Combino, sempre Lidl, sono di semola di grano duro, sempre mezzo chilo. Questo qui, ragazze, li prendo soprattutto quando vado a fare la pasta con i legumi, che preferisco comunque questo formato di pasta, la pasta mischiata, insomma, classica, perché è molto più piccolo e secondo me con i legumi ci fa una meraviglia. Poi, ragazze, sempre alla Lido, allora vi faccio vedere lo scontrino. Ho pagato in tutto 35,06 euro, utilizzando sempre ovviamente, ragazze, la carta Lidl Plus, quindi se qualcosa era in offerta è passato direttamente con la carta. Poi ho preso una lattina di Coca-Cola, quella originale, un'altra di aranciata per Gianluca, perché a lui piace l'aranciata, a me la Coca-Cola, quindi insomma in casa siamo divisi. Poi, ragazzi, ho voluto provare questi super gnocchi ripieni con pomodoro e mozzarella. Lo avete visto nel vlog di Pasqua, mamma ha comprato quelli lì agli asparagi, ragazzi, eccezionali, del marchio Nonna Mia, una ventina, quindi comunque sono davvero eccezionali, provateli, ragazzi, perché veramente sono saporiti. Poi ho preso una confezione di grissini classici, questi qui del marchio Certossa, perché Francesco ne va pazzo. Una confezione di fragoline, queste qui erano in offerta 1,99 euro, sono mezzo chilo di fragoline che farò stasera con zucchero e limone. Poi ho preso una bustina di mix orientale, questa è buonissima, ragazza, del marchio Valericca, è un prodotto che all'interno contiene lattughino, mizuna, lattughino rosso, tazzoi e bietolina rossa, è buonissimo, ragazze, è più saporita rispetto alla classica misticanza, perché sono tutte erbette orientali, provatela, è buonissima. Questa l'ho pagata 99 centesimi. Poi erano in offerta le zucchine, queste qui chiare, sono 6 zucchine per un totale di 600 grammi di zucchine, erano in offerta a 1,29 euro e le ho volute prendere pure perché sono piccoline, queste qui le do anche a Francesco, o da farle arrostire, insomma, con la pasta. Poi ho preso con la Lidl Plus in offerta i croissant integrali con farina integrale del marchio Nastrecce, venivano 95 centesimi, questi sono con zucchero di canna, senza olio di palma.
poi ci vado a mettere la Nutella, quindi non risolvo niente. Infine ragazzi, ho voluto provare questa polpa mutiera in offerta, due lattine da 400 grammi a 1,89 euro. Io non l'ho mai presa la polpa proprio Mutti, di solito acquisto la salsa, lo vedete lì svuota la spesa. La Mutti comunque è il marchio che preferisco per quanto riguarda la salsa, quindi non so, fammi sapere nei commenti se voi l'avete provata e come vi siete trovati. Di queste ne ho prese due, 1,89 euro a confezione, una pure per mamma, insomma gliela faccio provare anche a mamma. E infine ragazzi, ho voluto acquistare questi due toppini, insomma queste canotte per me, sono del marchio Esmara nella taglia L, perché c'erano sempre delle canotte aperte e ho visto che la L comunque va bene, anche perché voi considerate l'asciugatura comunque nell'asciugatrice un pochino tende sempre a stringersi, quindi ho preso la L. Le ho pagate 4 euro l'una, le ho volute provare perché comunque la canotta fa sempre comodo, anche magari in questo periodo di mezza stagione sotto la magliettina o sotto il pigiama, insomma la canotta ci sta, e ne ho prese due nel colore blu. E nulla ragazzi, questa è stata appunto tutta la spesa che ho fatto alla Lidl. Ora sistemo il tutto e vi passo a far vedere la spesa al Famila. Ragazze, ho sistemato tutto, ora vi faccio vedere la spesa che ho fatto al Famila. Dovrebbe esserci lo scontrino da qualche parte, ma vabbè, uscirà fuori. Allora, come sempre ho preso un pacco di brioche, questi qui di flauti al latte, sono all'interno 8 flauti, e questi li ho presi per Francesco perché gli piacciono un sacco. Poi per Francesco ho preso un pacco di lumachine, queste qui nel formato piccolino, il numero 42, che gli piacciono un sacco come formato di pasta. Poi ho preso una confezione di biscotti Simulpan di stelle, frollino cacao e nocciole della Selex, questi li ho pagati 1,29 euro. Un pacco di riso, questo originario, l'avete visto nella preparazione del sushi, è buonissimo ragazzi e ve lo consiglio, 1,49 euro, e sono all'interno 1 chilo di riso. Poi ragazzi ho preso il Nescafè, questo qui classico, era in offerta a 3,99 euro, ho voluto prenderlo perché mi piace tantissimo, soprattutto da fare anche così, semplicemente con acqua senza aggiungere il latte. Poi ragazzi ho preso una confezione di uova, le naturelle, le rustiche, queste qui sono delle uova da allevamento all'aperto e le ho pagate 1,79 euro. Ho voluto provarle ragazze, più che altro ho preso queste per la scadenza perché è bella lunga ed è appunto il 1° maggio 2021. Poi sempre per quanto riguarda i biscotti, un pacco di macine, queste qui con panna fresca, 1,35 euro. Ho preso un'altra confezione di pasta, questa qui la Divella numero 61, sempre per farla con i legumi, 49 centesimi, e lo stesso anche gli gnocchetti numero 45, sempre mezzo chilo di pasta, 49 centesimi. Poi ragazzi ho voluto provare questo latte vegetale della Alpro, della linea Barista all'avena, ideale con il caffè e buono come al bar. Questo qui ho voluto prenderlo per provare a fare il cappuccino, oltre all'avena c'era anche alla soia e alla mandorla, quindi è una linea completa appunto di questo marchio Barista. Dicono in tante ragazze anche qui su YouTube che è buono, insomma lo proveremo. Sapete che io non bevo latte, preferisco sempre il tè la mattina, però mi sono incuriosita e ho voluto acquistarlo. Questo l'ho pagato 2,35 euro, quindi è abbastanza caro, speriamo sia buono. Alla fine ho preso il solito caffè, questo qui Nescafè della Dolce Gusto, sono 30 capsule all'interno, espresso ardenza, e questo è passato con lo sconto di 1 euro subito alla cassa. Ragazzi, al Famila ho speso in totale 33,16 euro, e questi sono tutti i prezzi appunto delle varie cose che ho acquistato. E allora ragazzi, questa appunto è tutta la spesa del Famila. Allora ragazzi, quindi avete visto lo svuota la spesa Famila e Lidl. Noi come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella in modo da non perdervi tutti i video che verranno. Noi vi mandiamo un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!